abitazioni e ci sembra che concentrare 78 nuclei familiari in quello spazio sia una cosa di per sé già abbastanza sbagliata. E poi perché è una delle ultime costruite e ci saremmo aspettati che resistesse un po' di più. Alla... Allora, una cosa che ci tengo a dire, che mi sono dimenticato prima, me ne scuso, è che l'esito di tutto questo processo e anche la qualità finale, che nonostante che l'architetto sia un mio amico non definirei propriamente adeguata, avviene nonostante il fatto che fin dall'inizio la casa è stata progettata per un uso sociale, cioè non è l'orfanotrofio che vabbè, pensavano di fare una cosa, poi ci hanno messo dentro la gente, vabbè, è chiaro che funziona male. Questa era stata pensata come casa di uso sociale. Beh, allora qualche domanda ce la dovremmo fare. E ce la facciamo, perché pensare a una casa per uso sociale come Vianzani evidentemente è un errore fin dalla partenza. E inoltre proprio l'uso di materiali scadenti, aver costruito queste volumetrie pensando soltanto a metterci più nuclei familiari possibili, ha reso questa casa, così come l'abbiamo vista, e forse non abbiamo visto nemmeno le cose peggiori, quasi inabitabile a pochi anni dalla sua costruzione. Allora, buonasera a tutti. Anch'io ero candidata nella lista alla prossima Como e faccio una piccola premessa. Abito in questa casa dal 2004, il primo novembre 2004. Ritengo che oggi si sono sentite tante cose, una cosa che mi ha colpito molto e che credo che tante persone che hanno il potere di ascoltare le persone che vanno a chiedere una casa è non rispettare la loro dignità. Io ho avuto un problema di salute nel 99, non lo so, ma non è, per me è una cosa viva, nel senso che nel 1999 mi è stato diagnosticato di essere affetta da HIV, una malattia importante, e mia mamma all'epoca mi disse: a 35 anni, oggi ne ho 53, quindi 18 anni fa, vai a chiedere aiuto con umiltà, ma non farti umiliare. Allora, faccio questa premessa perché la dignità di ognuno di noi è una cosa fondamentale, l'educazione è una cosa fondamentale. A me è stato detto più volte: ma non si vede che tu hai una malattia. Questa cosa è gravissima, perché se io abito in una casa comunale, a parte pochissime persone, e vi dirò anche perché, tutti hanno avuto diritto di accedere in quella casa, quindi è un mio diritto abitarci, è un mio diritto usufruire di tutto ciò che mi possa dare una vita dignitosa, a prescindere se ho una malattia, se ho una disabilità, se ho un nucleo familiare grande. A prescindere, mi hai dato una casa, voglio vivere in una casa dignitosa. Le case di Vianzani, vi dico questo dignitosa perché io ho lavorato per ben 10 anni, ho gestito una casa d'accoglienza per persone in difficoltà abitative in collaborazione col Comune di Como. Nel 2015 ho smesso di fare questo come volontaria per la mia associazione, gestivo questa casa gratuitamente. Io non ho mai preso un soldo ed ero reperibile 365 giorni all'anno, sempre. Quando sono arrivata in Vianzani mi sono data disponibile ad accogliere le persone che arrivavano e la signora Belmonte all'ufficio patrimonio diceva: andate da Giusy Giupponi per qualsiasi cosa, il portierato sociale l'ho fatto dall'inizio, perché la mia mamma, che oggi non c'è più, mi ha insegnato: se ti bussano e ti chiedono il sale, daglielo. Poi fatti i fatti tuoi, ma alla tua porta deve sempre poter suonare qualcuno e se hanno bisogno darti una mano. Una volta un amico, io non ho preparato nulla, ho ascoltato tutto quello che hanno detto i miei colleghi, un amico mi ha detto: ma io ho un problema. E quindi no, tu hai un problema come ce l'ho io, ma tu sei una persona, noi siamo persone.
Il problema, se voglio, lo racconto perché ho voglia di raccontarlo, non per ottenere qualcosa, perché la casa è un diritto e quindi la devo avere per diritto. In Via Anzani sono 78 appartamenti, ma il primo piano era adibito all'Università di Subria, quindi agli studenti, e fino a un anno fa c'erano 15 appartamenti perché solo i due laterali, quindi da noi 7, perché un laterale ha 7 appartamenti per piano, l'altro ne ha 8. In questo appartamento di 45-47 metri quadri abitavano fino a 4 ragazzi, erano abitati per un totale di 60 studenti. Questo poteva essere, come il progetto dell'Auser, uno scambio, lo straniero che arriva, che magari sale, aiuta la signora anziana a portargli sulla spesa. Invece loro vivevano la loro vita, facendo anche alcune volte danno, perché ci sono stati parecchi danni, e chi abita lì, cavoli suoi. Io in 78 famiglie, vabbè, ce ne sono 5 libere, conoscerò 5, 6, 7, 8 persone. Un po' perché sono sempre stata considerata la spia del comune, perché se c'era qualcosa la Giusi lo dice. Un po' perché se trovavo qualcosa che non mi andava bene lo dicevo e sono chiamata al generale in quel condominio. Però non puoi buttare la pattumiera per terra. Allora, l'amministrazione ha un grosso difetto nei nostri confronti di abbandonare una casa che ha 20 anni in uno stato pietoso, e la palazzina C è quella meno conciata, perché il centrale, l'A e la B... Anche dentro però giusto di dire che... Sì, anche dentro, aspetta Massimo, anche dentro, però la nostra parte è quella meno conciata. L'amministratrice è una persona competente ma irresponsabile, perché se va la persona anziana e si lamenta, che palle! Una persona è venuta da me e mi ha detto: io ho fatto il mutuo per pagare le spese condominiali, perché sennò mi cacciavano. Noi paghiamo quasi 2.000 euro di spese condominiali all'anno in quella casa. Non abbiamo le persiane, abbiamo solo i vetri. Quindi ci siamo arrangiati. Quando ho fatto le foto con Fabio, gli ho fatto vedere che ognuno di noi si è arrangiato come poteva. Però abbiamo le porte blindate, però non abbiamo le persiane. Però non può una persona fare un mutuo di 2.000 euro per pagare le spese dell'anno, se no ti butto fuori perché è l'amministratrice che ti minaccia, e poi l'anno dopo le darò ancora le spese condominiali, ti faccio un altro mutuo e intanto vado avanti a pagare. Cioè, se dai una casa comunale a una persona in difficoltà, gliela dai e non la sbatti fuori, perché il discorso dei servizi sociali, che poi va ai servizi sociali, prima chiedevate quanto costa collocare una mamma con due bambini e lasciare fuori il padre in una comunità, costa 300 euro al giorno in una comunità, costa 9.000 euro al mese. Non sarebbe più utile dargli una casa del comune che costerebbe 100-200 euro al mese e imporre un percorso di abilitazione, di educazione al rispetto italiano straniero, perché io i problemi più grandi li ho avuti con gli italiani e non con le persone straniere accolte. L'ho sempre detto, perché l'italiano fa più fatica a riconoscere che ha un bisogno, fa più fatica a venire a chiedere, e quando si sente umiliato dall'operatore che sta dall'altra parte del tavolo, l'istinto è vai a quel paese, però ha talmente tanto bisogno che rimane lì e si umilia, ed è una cosa pessima. L'amministrazione non fa nulla. Io, da quando è salito il nuovo sindaco, ho chiesto 3 volte un incontro con la dottoressa Locatelli Alessandra, personale, non della prossima Como, non della mia associazione. Non sono mai stata accolta, perché l'amministrazione comunale dovrebbe fare delle verifiche nelle case comunali, perché tu sei il mio proprietario, vieni a vedere come tengo la casa, allora io so, non che tu mi controlli, ma che tu hai cura di me. È una cosa diversa, perché l'uso delle parole è importante. Quindi fammi vedere che mantieni la casa esternamente bene, e io ho il dovere come inquilina di mantenerla bene all'interno. Ma se mi cade il soffitto, a me è successo a casa mia,
4 mesi sono rimasta senza soffitto interno. Hanno tirato giù tutto a Natale e a aprile me l'hanno rifatto. Ma tanto non ti entra acqua, non ti preoccupare. Sì, ma non è anche bello che entro in casa e vedo il sopra. Cioè, questo però, io sono una che va e litiga, discute. La persona anziana non lo fa e da noi il 50% sono persone anziane che quindi non hanno le possibilità neanche di interagire con il comune, con la persona a cui fanno riferimento. Io ho sempre abitato in condominio e ho sempre dovuto rispettare le regole del condominio. Io credo che la non manutenzione, che è una parola piccola ma immensa, la scarsa attenzione del comune porta le persone per più del 70% a fregarsene. Tu non hai cura di dove io abito e io perché devo rispettare delle piccole regole? Entro in ascensore, faccio la pipì, ci sono i cartelli esposti, li straccio. Ho notato che io ho messo i cartelli da noi nei nostri tre ascensori 3 giorni, sono rimasti. Strano, strano ma vero, perché sennò dopo un giorno tutto via. Però mangio la caramella, butto la carta per terra. Cioè, è una cosa, è una questione di maleducazione. Se ognuno di noi iniziasse dicendo scusa, lo raccogli, ti si gira, fatti gli affari tuoi, sono affari miei, perché qua deve stare pulito, ci abito. Mi rendo antipatica, non mi interessa, però voglio vivere in un posto pulito e avremo il diritto di vivere in un posto pulito. Io non, la finisco qua perché andrei avanti per dei giorni, ma credo che è un diritto vivere nelle case comunali. Se l'abbiamo avuto è un dovere viverci in modo corretto, ma ad avere anche le attenzioni, che non ne abbiamo. Con l'intervento di Giusi abbiamo